Fratellone, so che sei triste, ci troviamo alla 16ª strada qui nel nostro posto Hollywood Inn, ci siamo trovati bene, andiamo a fare l'ultima colazione. Ragazzi, prima della partenza, ultima tappa, colazione americana. Questa è la vera colazione americana. Sì. Con ketchup, tabasco sui tavoli, ti portano subito l'acqua col ghiaccio, che è una cosa tipica americana. Ci troviamo attaccati al finestrino che passano le macchine, qui sopra c'è la metro. Ti faccio vedere il locale bene. Ecco qua. Quindi questo è un posto tipico. Posto tipico americano, adesso arriverà da mangiare e vi mostriamo cosa stiamo mangiando. Allora ragazzi, colazione americana. Adesso la proverò per voi italiani che fate. Guarda qua, buonissimo. Allora, formaggio sopra, tu spacchi e c'è l'uovo dentro. Questa è la vera colazione americana, ragazzi. Patate. Vera colazione americana. Allora, assaggiamo. C'è il pane, c'è il bacon. Qua in America si dice bacon regular, ci sono vari tipi di bacon. Adesso abbiamo capito qual è il Canadian. Canadian bacon o good. Number one, sempre qui. Dopo una buonissima colazione al Hollywood Dinner. Ok, questo è poi l'ultimo giorno che siamo a New York, che stiamo beccando pioggia, quindi siamo un po' sfortunati l'ultimo giorno. E abbiamo deciso di visitare Soho e Tribeca. E adesso quindi, siamo in un punto molto particolare per gli amanti del cinema. Quindi, per voi amanti del cinema, ragazzi, insieme a noi, come per concludere questo viaggio americano, vi presentiamo lo... Ghostbuster, la chiappa fantasmi, mitico film anni 80, e questa è la caserma dei pompieri che è realmente funzionante ad oggi, fantastica. Quindi dopo Ghostbuster, Ugo! Allora, cosa c'è, Bughetto? Hai visto? Allora ragazzi, concludiamo il nostro viaggio a New York con Macis. Un po' di shopping finale, dai. Quindi shopping, regalini, perché chi non va a New York e non torna con dei regalini per gli amici in Italia, non va bene, non va bene. Quindi ragazzi, adesso vi mostriamo, facciamo conoscere bene l'ultima curiosità del nostro viaggio. Ok, e vedere. Poi faremo dei saluti finali, dai. Oh, Bugo, come siamo entrati? Adesso usciamo, dai, fai vedere come entri. Allora, vai. È andato bene. Vai. Allora Bugo, il film si è concluso. Siamo arrivati all'arrivo. All'arrivo, adesso andiamo a prendere l'aereo per l'Italia. Dovevamo concludere questo film, visto che ci sono tante parti simpatiche, tante curiosità, anche con delle informazioni serie, no? Sì. Cosa possiamo consigliare? Allora, ci si muove benissimo con la metro. Basta scaricarsi l'app della metro. Dopo 2-3 volte che la prendi è abbastanza semplice, perché comunque tutto è in uptown, downtown, ci sono le avenue, le street, molto semplice. Quindi la tessera della metro che si può ricaricare, sì. Io consiglierei, basta che stai 2-3 giorni, già conviene, fare la card, quella limitata, 30 euro. No? Sì, sì, assolutamente, anche se state 3 giorni fate quella limitata. Poi quindi niente Uber, niente taxi... Metro in Manhattan. Sì, perché vi godete anche la gente, vi godete tutti i posti. Con Uber parti dal punto A, arrivi al punto B e non ti godi la città come in metro. Poi non camminate tanto, perché la sera a New York è bello andare a visitare il by night, i locali sopra i grattacieli. Che si chiamano i roof. Quindi andate su internet e cercherete tutti i roof più belli. Noi abbiamo provati due, uno più commerciale dove vanno anche tanti turisti, l'altro invece molto esclusivo. Che avrete visto nel video. Quindi, sì, 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 sì. Poi curiosità che abbiamo sentito soprattutto nelle strade, non vi spaventate, c'è tanto odore di marijuana. Questa sì. È una curiosità che c'è
ci è rimasto impresso. Sì, no? Sì. Poi, ridevamo sempre. Noi abbiamo, ci siamo trattati anche bene nel mangiare, non abbiamo mangiato tanto junk food. Perché qui si dice junk food, cibo spazzatura. Ci siamo trattati bene, abbiamo assaggiato cibi particolari, soprattutto le colazioni fatte abbondanti. Sì, perché poi si cammina un po' tanto. Andate, noi abbiamo perso un giorno a vedere il Central Park. Central Park vi consiglio di vederlo la domenica perché è pieno di gente. Tanto il parco è grande, anche se c'è tanta gente ci si riesce a muovere, certo. Ed è bello, è molto una bello. Giornata di sole, magari portatevi nello zaino del mangiare, fate un picnic che è bello. Certo. Poi non so, altre curiosità Max? Niente ragazzi, gli americani sono molto disponibili, quando vi sentono parlare vi aiutano. Questa è anche una cosa carina. Poi ogni quartiere di Manhattan ha la sua identità e diciamo che passerete da dei quartieri che sembrano delle città europee, delle città un po' più caotiche, dei quartieri un po' più caotici. E poi c'è gente così, sentite le urla, gli americani sono così. Ragazzi, un abbraccio, andiamo per l'aereo, si ritorna in Italia. Ciao. Ciao. Ugo.